Sindaco, siamo qui in un posto dalla bellezza straordinaria in cui coniugare cultura e territorio penso che sia quasi un'ovvietà, sì, assolutamente sì. Io ti ringrazio, direttore, perché eh, intanto mi hai dato la possibilità di mantenere una promessa che ti avevo fatto un po' di tempo fa che ci saremmo rivisti per trovare un momento per fare un po' di cultura nella nostra comunità. E quindi ringrazio che ci dai questa opportunità. Con, questa sera per la presentazione di questo l'ultimo lavoro del, di Marco Tarantino e abbiamo deciso che per onorare questo primo appuntamento non potevamo che scegliere il posto più bello di San Giorgio, cioè le, le, le cave tuface face, le, le vecchie tagliate, che sono credo un elemento fortemente identitario della nostra comunità, no, ma non solo identitario, ma anche un elemento di cultura e tradizione che noi vogliamo riscoprire e di cui non vogliamo perdere la memoria. Il nostro operatore sta riprendendo degli allenamenti che in questo momento sono in atto, noi organizzeremo i giochi del Mediterraneo, San Giorgio si candida con questa location ad ospitare le gare di Ippica che sono uno sport olimpionico? Assolutamente sì, questo, uh, questo impianto uh, che in parte ricade sul territorio uh, concesso in, in uso al, al, al proprietario del, del centro e... Ippico sarà oggetto di, eh, di finanziamenti da parte della, eh, della, del comitato organizzatore e quindi potrà ospitare, noi ce lo auguriamo, con, con grande risalto internazionale i giochi e questi delle prossime Olimpiadi dei Giochi del Mediterraneo.